Allora, ragazzi, siccome non è giusto sempre parlare degli episodi arbitrali che competono questi magnifici colori, stemperiamo un po' la tensione, ok, prima della partita, raccontando un attimino quello che è successo. Ho seguito la partita del Benevento contro il Cagliari, non prima che l'ho seguita, ho visto adesso gli episodi di Benevento-Cagliari e penso che sia giusto comunque sia, perché la giustizia, come scrivono nei tribunali, è uguale per tutti. Grandissima cazzata, grandissima barzelletta italiana quella scritta lì nei tribunali. Penso che sia giusto comunque sia dare anche valore anche alle squadre che devono salvarsi, non perché l'allena il nostro Pippo il Benevento. A me il Benevento, fra l'altro, è una squadra che mi è simpatica perché sa giocare molto bene a pallone, non fa la catenacciara contro le grandi squadre, piuttosto anche piglia 4-5 gol, ma se la va a giocare senza paura e a viso aperto. Infatti Pippo, secondo me, di anno in anno sta migliorando sempre di più. Comunque, sul 2-1 per il... Allora, erano praticamente 32 punti il Cagliari, 31. Sì, 32 punti il Cagliari, 31 Benevento. Quindi comunque la classifica di Mangiù, le ultime tre, Benevento terzo ultimo, scontro diretto, importantissimo per i ragazzi di Pippo comunque sia fare un buon risultato, come per i ragazzi del Cagliari comunque sia importantissimo risultato, partita delicatissima sul 2-1 per a favore del Cagliari. C'è un rigore netto a favore del Benevento, dove il signor Mazzoleni, già aiutato comunque sia dalla, come tutti gli altri, dalla tecnologia del VAR, va a vedere al VAR questo episodio, dà il rigore, poi lo richiamano al VAR e gli toglie un rigore che è netto. Io penso che poi nel tempo di recupero il Cagliari fa il gol del 3-1, vince la partita, quindi adesso va a 35, il Benevento rimane a 31, l'unica, la rincorsa che c'è contro la Spezia, che spero che la Spezia vada in via dopo quello che ho visto ieri. Comunque, penso che sia uno scandalo gli arbitri che abbiamo, sono veramente scarsi, ma sono veramente tanto tanto scarsi, continuo a ribadirlo. Siccome sembra che voglio sempre tirare l'acqua al mio mulino, come comunque deve essere così, perché a me non me ne frega un cazzo altre squadre, però è giusto sottolineare del furto che è stato subito, dell'ingiustizia che è stata commessa oggi nei confronti di una squadra che si deve salvare. C'era il presidente del Benevento ai microfoni di Sky che era inferocito, e mi dispiace dirlo, ma c'ha ragione, perché dare un rigore che c'è, addirittura fenomeni del VAR che lo vanno a richiamare e dire guarda che forse non c'è, vallo a rivedere. Dall'angolazione si vede, anche se l'è andato a cercare, ma il rigore c'è perché il tocco è netto, il rigore va dato. Se l'è andato a cercare, ma il rigore c'era, lo tocca, il tocco lieve, c'è stato un netto tocco in ritardo sul pallone con il giocatore del Benevento che stava mirando la porta in area netto, quello lì è il rigore che va dato, non puoi dare addirittura al VAR, lo togli. E hanno visto tutti che era rigore, era calcio di rigore netto, anche se sei andato a cercare, è rigore, punto e stop. Ed hanno procurato il tocco anche lieve, il ritardo del rigore. Poi magari lo può anche sbagliare, per l'amor di Dio, ma non fai tutte queste cazzo di polemiche. Questo veramente è sottolineare questi qua quanto sono sopravvalutati. E io sono sicuro che una volta stavo parlando con un arbitro che non ha proseguito la sua carriera perché c'era una federazione della sua città che era abbastanza di basso livello, diciamo. E mi ha detto, ci sono talmente tanti arbitri bravi in eccellenza, in Lega Pro, molto più bravi di quelli di Serie A, però purtroppo le raccomandazioni su quel campo lì sono d'obbligo. Me l'aveva proprio spiegata sta cosa. E con tutte le tecnologie che ci sono, secondo me, fare ancora questi errori di valutazioni è una cosa che è inconcepibile. Comunque, ragazzi, volevo un attimino stemperare un po' la tensione per stasera, ragazzi. La tensione a mille, lo stomaco che continua a girare e rigirare in una maniera allucinante. Sono fiducioso nei nostri ragazzi e niente. Ragazzi, ci sentiamo stasera, come vi ho promesso farò quello che ho promesso di fare, lì dove vi ho promesso che lo farò. E niente, non sono molto felice di farlo, anzi diciamo che non sono proprio felice di farlo, però l'avevo promesso che lo facevo, quindi lo farò. Quindi ci vediamo stasera sulla piattaforma Viola, che saremo in live insieme mentre c'è la partita, purtroppo, perché sinceramente l'avrei voluta. Io qua alle 8.45 chiudo, alle 8.50, 8.45 chiudo tutto, tre quarti d'ora, non voglio neanche un'ordinazione. Andate a casa stasera che domani dovete andare a lavorare. Ciao a tutti, un bacio.